di prova su una mia piccola, breve composizione pianistica, una sciocchezzuola, che però mi serve per farvi vedere questo concetto appunto di time warping. Che cos'è time warping? Fino ad oggi c'erano due esigenze contrastanti: suonare sulla griglia in modo tale che battuta 1 sto suonando questa cosa, battuta 2 sto suonando questa cosa, quarti, ta, 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 e suonare liberamente. Erano due concetti contrastanti, non si poteva ottenere l'uno senza andare a discapito dell'altro. Che significa? Significa questo, che se io voglio eseguire un pezzo, in questo caso pianistico, liberamente, senza seguire un click, perché voglio dargli la mia espressività, il mio rubato e tutto il resto, non posso assoggettarmi ad un click, giustamente, perché se mi assoggetto ad un click, metto il click a 120, devo per forza eseguire a 120, ok? Questo che cosa ha come conseguenza? Il fatto che la mia musica, se la guardo rispetto alla griglia delle battute, non ha né capo né coda. I miei battiti, la mia musica in battere, non è in battere rispetto alla griglia che visualizzo, perché io non sto suonando con un riferimento rispetto alla griglia, non sto suonando con il click. Il click mi dà esattamente la scansione della griglia, no? Allora battuta 1, 1, 2, 3, qua, 2, 2, 3, qua, 3, 3, 3, qua, eccetera, no? Ok, a questo punto le due esigenze diventano contrastanti, perché o suono nella griglia, ma la mia esecuzione è assolutamente meccanica, perché devo seguire il metronomo, oppure suono liberamente, ma la mia esecuzione è fuori dalla griglia. Se ci fate caso, basta che io apra questa traccia, vi rendete conto, adesso eseguo anche, sperando, battuta 2, questa dovrebbe essere battuta 2, questa è battuta 3, 4. È un tre quarti, no? La dimostrazione pratica, che sto proprio completamente fuori griglia, se attivo il click. Il click se ne sta andando per conto suo. Perché stanno facendo due cose completamente diverse. Perché? Perché io ho eseguito liberamente il brano, mi sono messo il pianoforte e ho cominciato a suonare. Non guardavo la griglia, non sentivo il click e la mia musica era così. Ok, finché rimanete nel vostro. Se io dovessi semplicemente prendere questo brano con un bel campionatore di pianoforte, in questo caso si tratta di Ivory, prendo il mio bel brano, lo esporto come traccia audio e lo pubblico, a me non interessa di non essere stato a guardare la griglia. Il problema nasce nel momento in cui io questa parte che ho suonato la devo stampare. Se la dovessi stampare, dovrei ingrigliare la mia esecuzione in una metrica che mi dice questa è battuta 1, questa è battuta 2, questa è battuta 3, eccetera. Secondo problema nascerebbe se io dovessi prendere questo brano e orchestrarlo. Se lo voglio orchestrare, uno dice ok, lo puoi orchestrare anche semplicemente ascoltando il pianoforte. Ma se poi devo andare con l'orchestra vera e devo dire ok, riprendiamo da battuta 12. Battuta 12 di che? Che non ce le ho le battute. Quindi la mia esigenza è di poter suonare un pezzo liberamente, ma al tempo stesso ottenere il pezzo anche ingrigliato in una metrica musicale. Ok? Queste due esigenze apparentemente sono inconciliabili. Lo strumento che permette di conciliare queste due esigenze si chiama time warp. Il time warp di Cubase, o di Nuendo, è la stessa cosa, è questo strumento qui, che vedete qui sopra. È in due modalità, noi utilizzeremo intanto la prima modalità, warp grid, poi vi faccio vedere a che cosa serve la seconda. In pratica, che cosa permette di fare questo strumento? Questo strumento permette di, anziché muovere le note sulla griglia, concetto di quantizzazione, no? Ho eseguito la mia parte con il metronomo, però le note sono un po' così traballanti, allora le quantizzo per farle stare sul metronomo. Tra parentesi, atteggiamento totalmente sbagliato se vogliamo fare un'orchestrazione virtuale che meriti questo nome. La quantizzazione si fa al massimo sulle parti ritmiche, al massimo. Per il resto archi, legni,
ottoni e tutto il resto dovrebbero essere lasciati quanto meno quantizzati possibile. Chiaramente per ottenere questa cosa dovete avere un buon sistema con una buona latenza, perché andare a suonare con una pessima latenza significa andare sempre in ritardo, quindi la quantizzazione diventa un po' il gioco forza. Però ecco, la quantizzazione è un po' nemica del realismo, ok? Però torniamo al nostro problema. Io non voglio muovere le note sulla griglia, concetto di quantizzazione. Io voglio muovere la griglia sulle note, perché la mia esecuzione non deve essere toccata da com'è. Io, se l'ascolto con Come il se click o senza click, la mia esecuzione non deve muoversi da come io l'ho eseguita. Ok? la griglia in realtà fossero le note. È come se la griglia fossero le note, cioè come se le note mi dicessero dov'è la griglia. Allora, analizziamo questa musica. Vediamo la prima battuta musicale, non la prima battuta della griglia. Qual è? Ok, fatemi spegnere il click perché sennò. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, quindi Comincio. questo qui è il battere, downbeat, poi c'è 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Allora io ho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, quindi so che questi sono il primo battere, battuta 1, il secondo battere, battuta 2, il terzo battere, battuta 3, eccetera. E avanti così. A dir la verità, potrei anche scansionare un tempo più lento, come se fosse un valzer lento, cioè. Tan, 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 pam, 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 pam. Ma procediamo per come sono le note in questo momento. Quindi, se questo è il primo battere e questo è il secondo battere, in realtà battuta 2 dovrebbe capitare qui, non qui. Questo mi permette di fare lo strumento warp grid. Allora, clicco qui e lui mi mette un evento di tempo esattamente qui sotto. Okay? L'evento di tempo me l'ha messo a 120 perché 120 era il tempo da cui provenivamo. Okay? Quindi ancora non abbiamo fatto nulla. Ho semplicemente messo un punto fermo. Ho detto, il brano comincia qui. Questo è il battere della prima battuta. Il problema nasce quando dico, ok, ma il battere della seconda battuta non è questo, è questo. Clicco e trascino. Ok? A questo punto che cosa... Ah, c'è un piccolo problema che avrei dovuto, di cui mi sarei dovuto accorgere prima. In realtà questa musica non è in quattro quarti, è in tre quarti, perché è un, due, tre, un, due, tre. È un tempo di valzer, ok? Allora, questa battuta non mi sta bene così, perché questa è una battuta in quattro quarti. Allora, devo annullare un attimo, perdonatemi. Perché in quattro quarti? Nel Sì, no, senso, perché questo deve la essere griglia è la in griglia quattro in quarti in quarto. questo momento.